Uè, ragazzi, bentornati! Visto che molti di voi hanno notato che in molti video scendo di potenza e si sono domandati come mai, questo video risponderà alle vostre domande. Tutta questione di superstiti, raga. Allora, cercherò di fare un discorso pulito e mostrarvi anche degli esempi nel frattempo. Innanzitutto, queste sono le mie squadre superstiti che ho a livello 131. Come potete vedere, sono tutte con le personalità abbinate e i bonus. Ho cercato comunque di raggiungere il maggior numero di bonus nelle squadre, appunto. Voi dovete tenere presente sempre una cosa: le nostre squadre di superstiti possono variare da un momento all'altro. Ovvero, ci sono casi in cui è meglio sostituire appunto dei superstiti piuttosto che altri. In quali casi? Allora, prendiamo per esempio eventi tipo Frost Knight, prendiamo per esempio eventi tipo Endurance. In queste modalità dobbiamo puntare molto ed esclusivamente sulle trappole. Quindi cosa succede se una gas a 39 utilizza e noi continuiamo a venire attaccati sotto quel punto? Quella gas dovremo continuare a sostituirla. Stessa cosa per il pugno a muro, per lo sbalzatore, per le pozze di bitume, le congelanti, le luci a muro, tutte le trappole comunque che hanno quella durevolezza molto scarsa, pur mettendo perk di durevolezza. Ed ecco che entrano in gioco i superstiti, perché come potete ben vedere nelle squadre di superstiti abbiamo ottenuto quella che è la nostra durevolezza trappole aumentata con la percentuale. Attenzione però che non finisce qui. Perché molti di voi mi vedono livello 128 in qualche video? Perché io in quelle squadre che per esempio non utilizzo nell'endurance, facciamo caso nell'endurance ovviamente, raga, contro gli zombie oltre al 200 non ci serve più né vita né scudo, tanto ci one shottano comunque. Quindi cosa entra in gioco? Entra in gioco la durevolezza trappole. Io preferisco sacrificarmi la mia squadra soccorso, per esempio, per puntare a una durevolezza trappole maggiore. Per farlo cosa farò? Non penserò tanto ad abbinare le personalità di questi viola, tant'è che molte volte lo fai di fretta e non stai bene a guardare, specialmente in questi giorni dove abbiamo due eventi tra virgolette da affrontare: Endurance per chi la deve ancora affrontare e la nuova modalità Hit the Road. In quella modalità, se ci pensate, è il primo evento dove sarebbe meglio utilizzare squadre di superstiti che hanno danni abilità, perché semplicemente con uno Scorch Drago, se provo ad avere tutti i danni abilità su tutte le squadre, secondo me uno squarcio basta fino agli zombie al 200. Però questo ovviamente per provarlo e testarlo c'è bisogno di tempo, risorse e soprattutto superstiti, che è difficile da trovare. Ora, quelli con la durevolezza trappole, viola, comunque si sapeva già da Frost Knight. A Frost Knight magari ancora non lo facevi, e poi quando è uscita l'endurance comunque facevi caso di più a queste cose, ti potenzi i superstiti viola che ti danno la durevolezza trappole, appunto cerchi di affrontare tutta l'endurance senza dover sostituire trappole, è quello l'obiettivo. Quindi noi raggiungiamo, come vedete, in questa squadra il 24% di durevolezza trappole, però ovviamente ho dovuto sacrificare tutti gli altri bonus. Ora potrei continuare così per altre squadre, andrò come secondo ovviamente a togliere la squadra offensiva, perché sinceramente in una modalità come l'endurance non mi interessa né attacco offensivo né potenza né sulle armi da mischia né sulle armi a distanza. Certo, magari un po' le armi a distanza potrebbero triggerarvi e farvi credere che comunque vi serva, ma raga, non fateci tanto caso, puntate più sulla durevolezza, meglio puntare su quello. Mi raccomando, l'importante è che se voi andate a sostituire le vostre squadre non sacrifichiate per l'endurance, facciamo esempio sempre per l'endurance, la squadra ingegneri, la squadra tecnologia, che la troviamo qui, che la troviamo anche alla fine. Perché comunque queste squadre sono quelle che ci incrementeranno i danni delle trappole, la tecnologia, anche le abilità e i gadget, ok? Ma a noi in questo caso interessano le trappole. Adesso che cosa vi mostrerò? Andrò a togliere tutti i miei superstiti che mi danno la durevolezza trappole, dopodiché vi mostrerò la mia squadra al completo con la durevolezza trappole al massimo. Vi mostrerò veramente cosa cambia da non prestare attenzione bene anche ai bonus a cosa veramente possono fare tanti bonus combinati insieme. Quindi procediamo. Ecco, come vedete ho tolto tutta la durevolezza trappole dalle mie squadre. Vediamo un attimo, abbiamo la durevolezza trappole che è al 100% e andremo a lanciarci nella mia Montespago per vedere quanta durevolezza hanno le mie trappole. Allora, avviciniamoci ai miei sbalzatori da terra. 34 utilizzi, mazza, sono pochissimi, non me li ricordavo che erano così pochi. 36 le gas, 44 i pugnamuro, perché questi pugnamuro in particolare hanno due perk di durevolezza. Vediamo le bordate, 51 utilizzi.
270 gli aculei di legno terra. Adesso invece andrò a mettere tutti i superstiti, persino quelli viola, con la durevolezza trappole, e vi faccio vedere queste gas da 36 utilizzi a quanto arrivano. Andiamo a mettere tutta la nostra durevolezza trappole, ovviamente stiamo anche attenti alla personalità, quando possiamo. È tutto di guadagnato, raga. Qua in questo caso, per esempio, danni da trappola me lo lascio. Me lo lascio perché è tutto di guadagnato anche questo. Ok, ho rimesso tutti i superstiti, do una controllata. Vediamo se non ho dimenticato nulla. Ok, sì, dovrebbe essere tutto a posto. 24%, 24%, 16%, 8%, 16%, 16%, di qua niente. Ok, e abbiamo raggiunto il 204%. Come vedete però ho raggiunto il livello 129, non sono più livello 131, perché appunto ho dovuto utilizzare superstiti viola in quanto non ne ho abbastanza leggendari da utilizzare per la durevolezza trappole per queste modalità, sia per Frostnite sia per Endurance. Allora, questi sbalzatori avevano 34 utilizzi e adesso ne hanno 59. Vediamo le gas che ne avevano 36, raga, vi ricordate? Ne hanno adesso 73 di utilizzi ed è già tantissimo. Non sono neanche con il macchinista. Perché? Perché adesso andremo a provare anche il macchinista e vi farò vedere a quanto arrivo col massimo della mia durevolezza. Harper macchinista è la migliore perché ci incrementa la durevolezza delle trappole di un ulteriore 52,5%. E questa personalmente è la mia build che utilizzo per le mie endurance. Ecco qua, col macchinista vediamo gli sbalzatori da terra, 72 utilizzi. Vediamo le gas. 92, raga, 92 utilizzi, sono pressoché tantissimi. Non abbastanza ancora purtroppo per tutta la endurance. In molti punti infatti ci sono punti che verremo attaccati molte volte, per esempio lì e per esempio lì, dove è meglio puntare addirittura su una durevolezza maggiore. In molti punti io, per compensare questa mia perdita, ho utilizzato addirittura gas con perk di durevolezza al posto della durata degli effetti. Che dire, raga, io comunque ci tenevo che questo video fosse ben chiaro, sia perché molti mi chiedevano perché molte volte mi vedevano di livello inferiore, e sia perché comunque può essere di utilità anche per voi. Visto che molte persone me lo chiedevano, significa che molte persone non hanno fatto caso a questo, non hanno fatto caso appunto a mettersi da parte tutti i superstiti con la durevolezza, piuttosto che i danni abilità, piuttosto che come vi piacerebbe giocare a voi. In sostanza, raga, dipende anche quello. Io vi consiglio per il momento di puntare tanto sulla durevolezza trappole, in quanto ci sono queste modalità che serve tanta durevolezza, inutile negarlo, raga. Più durevolezza abbiamo, più abbiamo probabilità che le nostre trappole non finiscano durante l'ondata e quindi non ci facciano fallire la nostra difesa. È importantissimo, specialmente per eventi tipo Frostnite e per eventi come questa, tipo l'Endurance. Però se ci pensate, raga, la missione invece di mettiti in marcia ha avuto uno stimolo nuovo a mettere danni e abilità, perché affrontandola con Scorch Drago, affrontandola come la volete affrontare, comunque abbiamo bisogno di tanta tecnologia per i danni delle abilità. Quindi secondo me sarebbe stato carino provare tante squadre con danni di abilità. Purtroppo non ho potuto soddisfare questo mio desiderio, in quanto, raga, servono davvero un sacco di superstiti. Ma se riuscirò, vi prometto che vi mostrerò anche quello. Per il video di oggi era tutto, raga, spero che sia stato di utilità per qualcuno. Mi raccomando, tenetevi anche i superstiti viola, non riciclateli, e soprattutto fate caso sempre anche ai lama giornalieri che superstiti vi danno, perché come vi dicevo, in questo lama da 50 giornaliero io posso trovare un superstite che è con la durevolezza trappole, lo vedete? Quindi cosa faccio? Me lo acquisto più che volentieri, visto che ne ho già uno potenziato che non posso ancora utilizzare perché appunto mi mancava il suo compagno. Eccolo qui finalmente. Lo apriamo pure in diretta, raga. Come vedete, durevolezza trappole, andrò subito a potenziarlo. E tra l'altro non avevo fatto caso a questo di danni da trappola. Anche questo è molto molto interessante. Che dire, ho colto il video al volo perché mi è uscito un lama particolarmente utile. Vediamo, visto che ne ho comprato uno potrebbe uscirmene un altro. E invece di qua, niente. Ok. Io, raga, posso dirvi che comunque è inutile puntare al 300% di durevolezza trappole, in quanto facendo così comunque sono esagerate e farete comunque poco danno con le trappole. Vi consiglio, sì, di aumentare un po' la durevolezza, ma non scendete troppo di potenza.
semplicemente. Poi gestitela voi, potete semplicemente farla con un compagno, voi incrementate la durevolezza e il compagno vi busta. Scegliete voi, raga. Io vi ho dato la mia idea, io spero che il video vi sia piaciuto. Non fate come me che per Frost Knight non l'ho fatto, per l'Endurance all'inizio non volevo farlo, poi mi sono messo il cuore in pace e ho detto vabbè, mi potenzierò anch'io i Super City Viola con la durevolezza. Però all'epoca quando era uscito Frost Knight dicevo, per un evento non mi sembra che valga la pena appunto potenziarsi i Super City. Infatti non ne valeva la pena, potevi benissimo farla anche senza squadra di Super City. Andate a vedere la mia sopravvivenza, noi utilizzavamo le gas con 39 utilizzi durante Frost Knight. Però qui raga le risorse partono di tasca nostra, quindi è inutile negare che è meglio puntare su durevolezza per non andare fuori di risorse appunto. Spero che il video vi sia piaciuto, spero che sia stato utile, l'ho già detto troppe volte. Ci vediamo domani, bella bella!